Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. Qualcuno di voi forse ha già riconosciuto in che mondo siamo. Infatti sì, questo è proprio un mondo che ho portato qualche volta in live. Ed è un mondo di sicuro non è il più inquietante, anche se è abbastanza inquietante, però di sicuro questo è il mondo più strano che abbiamo mai provato. Infatti in questo villaggio, in teoria, intanto lascio un altare che se seguite anche la serie del Disco 12 sapete di chi è quell'altare, quindi forse è il caso del momento di spegnerlo. Comunque sì, in questo mondo c'è un'entità, anzi ce ne sono due adesso a causa di questo altare, una in particolare è uno Steve, ma con la testa storta. È una cosa assurda, mai trovato nulla del genere. E comunque questo è comunque un mondo che mi avete mandato voi. Non ho mai visto nulla del genere. E sì, questo Steve a quanto pare gioca in questo mondo. Però è strano, si comporta in modo strano. A volte ci risponde anche scrivendo, a volte anche ci lascia qualche cartello. Questo immagino abbiamo lasciato noi, però qua non si vede nemmeno risposta, quel che ricordo. E la cosa assurda è che ha fatto un rituale, ha praticamente voluto creare un totem, questo qua, per evocare Herobrine con gli occhi rossi. Sì, per chi non lo sapesse, questo non è nemmeno totalmente completo, andrebbero delle teste, però sì, questo è praticamente l'altare di Herobrine con gli occhi rossi, l'Herobrine della seconda dimensione praticamente. E in questo mondo, infatti, ci sono un po' di cose strane che riguardano anche le dimensioni, a quanto pare. Infatti adesso quasi quasi vi faccio vedere un po' di cose. Voi state molto attenti, a parte che ci sono tantissimi video, non pensavo se ne fossero così tanti, però sì, state molto attenti e cercate di capire se c'è qualcosa che non va. O meglio, qual è la cosa che non va. Perché in questo mondo purtroppo dobbiamo stare molto attenti e notare ogni minima cosa per capire, ecco, cosa sta accadendo in questo mondo e cosa dobbiamo fare. Perché è anche un po' in vecchio stile, dobbiamo scoprire le cose e capire cosa c'è da fare. Comunque, prima che vi faccio vedere la casa dello Steve, vi ricordo ovviamente il like. Vediamo quanti like riusciamo a raggiungere. Anche questa gallina ha detto di lasciare il like o pollo, quello che è, vero? Sì. Quindi sì, vediamo quanti like riusciamo a raggiungere. Questa sera potrebbe anche esserci una live. Spero di riuscire a fare in tempo a farla. Comunque sì, vi faccio vedere un attimo la casetta dello Steve. Questo mondo ogni tanto fa qualche lagattina, come notate, però pazienza. Questa è la casa dello Steve. Adesso vi faccio vedere anche l'interno. Tanto lo Steve non è aggressivo. Se ci vede, in genere, non ci attacca. In genere, l'unica cosa è che lagga parecchio qui. E addirittura anche alcuni suoni si buggano a volte. Però va bene. Questa è la casa, questo è l'interno. Ci sono delle cose abbastanza normali, come vedete, delle coltivazioni, no? Cose di questo tipo. Ma ci sono anche delle cose abbastanza stranine, eh? E comunque vi farò vedere. Vediamo se riesco già a farvi vedere qualcosa velocemente ora. Là c'è qualcosa che va a fuoco anche. Ok, forse questo dovremo controllare subito. Anche se non manca molto alla notte. Ok. Questo è lo Steve strano. Non so se si riesce a vedere, ma dovrebbe essere proprio lui. Non so perché è nella lava. Però sì, è qui. Sì, se non avete mai visto una live di questo mondo, adesso capite cosa stiamo parlando. C'è un'entità stranissima, uno Steve, che sembrerebbe essere buono o innocente. Però, sì, come vedete, ha dei comportamenti abbastanza strani. Sembra che faccia le cose al contrario, come la sua testa. Ok. Dopo vi faccio vedere cosa c'è qui. Prima direi di uscire, anche perché manca poco la notte. Vediamo quanto manca. Dovrebbe mancare pochissimo. Dov'è il sole? Ecco, vediamo se cade qualcosa durante la notte. E poi controlleremo la casa meglio, esploreremo un po' di zone. Tra l'altro sto iniziando a ricaricare anche le vecchie live, quindi nel mio secondo canale troverete il link nei canali consigliati, comunque o anche in descrizione se mi ricordo, troverete le vecchie live che ho precedentemente fatto. E sì, comunque ora è praticamente notte. Vorrei vedere se cade qualcosa di strano, perché l'ultima notte, da quel che ricordo, ci sono state un po' di cose strane. Di conseguenza, penso sia il caso di nascondersi, magari qui dentro. Sì, alcuni suoni sono buggati. E vedere se accade qualcosa, soprattutto nella zona dell'altare. Lo Steve adesso sembrerebbe essere nella sua casa. Però stiamo attenti, eh. Potrebbe anche uscire. Ha un comportamento, come ho detto prima, veramente strano.
prosegue al momento tutto tranquillo. Ora è praticamente notte. Ok. Questa cosa non va assolutamente bene. A quanto pare sì, non basta spegnerlo quello. Sì, l'ha evocato lui, lo Steve ha evocato Herobrine con gli occhi rossi. E probabilmente anche qui ora. Herobrine, lo Steve non lo so. Però Herobrine potrebbe essere qui. Ok. Io direi di andarsene qui. Direi assolutamente di andarsene. Ok. Stavo proprio guardando là, guardate chi c'è. Guardate chi c'è. Quello è Irene con gli occhi rossi. L'abbiamo incontrato la prima volta nella serie del disco 12. Irene della seconda dimensione. Non so cosa sta facendo, sta guardando di là. Meglio ci allontaniamo, eh. Perché, per chi non lo sapesse, questo Irene è molto pericoloso e anche molto forte. Quindi penso proprio che l'ideale sia andarsene. Sì, vi faccio vedere un altro po' la base e poi vediamo. Ok, dai, vediamo di entrare. Da qua Irbe. No, non riusciamo a vederlo purtroppo. Vabbè, vediamo di entrare. Stanno molto attenti, ovviamente. Ma magari la porta la chiudiamo anche. Così non entra, almeno spero. Ah, giusto, di qua mi sono dimenticato anche di farvi vedere. Qui c'è un'altra zona strana, comunque. Infatti, questa cesta è anche nuova. Ah, però vabbè, vuota. Ok, questa cesta di mi sa che era nuova. Qua ci sono anche delle ceste buggate, tipo qua c'è una cesta invisibile, come vedete. No! Cavolo! No! Usciamo! Cavolo. Oh mio Dio! Di qua non si esce! Chiudi! No, cosa sto facendo? Chiudi! Chiudi, dove siamo finiti? C'era Irv che ci stava seguendo. Abbiamo anche scoperto un'altra stanza. Ok, abbiamo appena scoperto un'altra stanza. Volevo uscire dalla casa, però qua c'era una stanza segreta. Penso che Irv ci abbia persi, per fortuna. Ma se c'è una stanza segreta. No, di qua c'è solo cobblestone. A quanto pare. E questo altare di chi è però? È sempre nello stile Herobrine, però è decisamente diverso. Usciamo da qui. Spero che Herobrine se ne sia andato. Sì, sembrerebbe di sì. Chiudiamo. E andiamo di sotto, perché di sotto c'era anche lo Steve. Non so se questo è Irving lo attacca, lo Steve. Qua comunque non c'è nessuno. Aspettate una cosa, però. Vabbè, a parte questi bug strani, come vedete, no? A parte questo, ma come fa a restare acceso il fuoco sulla redstone? Come fa questo fuoco a rimanere acceso sulla redstone? Ok. Questo è un po' strano, eh? Meglio se ce ne andiamo da qui, eh? Se avete qualche idea, ovviamente. Ovviamente ditemelo. Ok, vi faccio vedere il piano di sotto totalmente. Irbe non è qui, vero? No, è ancora notte? Sì. Andiamo di sotto. Lo Steve se n'è andato comunque. Sì, lo Steve se n'è andato. Sì, qua non so cosa.
cosa abbia fatto. Ah, un'altra cosa, qui c'è qualcuno di invisibile. Non sappiamo chi sia, ma qui abbiamo scoperto che c'è chiaramente qualcuno di invisibile. E sì, l'uscita sul retro è esattamente oltre questa porta. Adesso vi faccio vedere. E qui si esce tranquillamente, se non lagga. Allora, e qua siamo in un altro villaggio, cosa abbastanza strana. Sì, da qua si entra, a quanto pare, non so come sia possibile, però sì, da qua si entra nella casa, va bene. Allora, qua com'è la situazione? Tutto tranquillo? Non so che fine abbia fatto Irving, comunque. È da un po' che non lo vediamo, l'abbiamo visto nella casa, ci stava seguendo e poi se n'è andato. Ma, non lo so. Forse dovremmo controllare meglio queste case. Non mi ricordo se in live le abbiamo controllate. Mi sa di no, comunque. Qua c'è anche una cosa strana. Sì, questo è strano. Sì, questa zona sembra un po' strana. Ma, poi non lo so. Diciamo che questa comunque è una cosa poco strana rispetto a tutto il resto, eh. Di qua comunque il villaggio continua, però altre costruzioni non ce ne sono, no? Ok. La casetta del fabbro l'abbiamo già controllato, non mi ricordo. Facciamolo adesso. No, infatti qua non l'abbiamo controllato. E c'è un po' di materiale. Che direi quasi quasi anche di equipaggiare, eh. Facciamo così, così e così. E ok, dai, è anche quasi giorno tra poco. Il posto l'avevamo controllato, mi sa di... No. Il pozzo non l'abbiamo controllato. Che cavolo c'è là sotto? C'è tipo una pianura. Ok. Sì, ci sono degli alberi, ma... Direi che dobbiamo andare a controllare. Facciamo una cosa. Sì, è grande comunque là sotto. Scaviamo qua, tipo. E andiamo a controllare di sotto. Quanto pare c'è... Non lo so, un... bioma sotterraneo? Sì, che poi non so se queste cose c'entrano con Irma in questo qui oppure no. Però aspettate che se no cadiamo e ci facciamo male. Meglio se iniziamo a scavare... sì, meglio se iniziamo a scavare così perché... A breve dovremmo andare di sotto. Credo. Sì, quanto può essere alto un pozzo? Non credo più di così. Aspettate un attimo. Mi sa che stiamo sbagliando. Allora, il pozzo è qui. Adesso è anche giorno. No, no, è giusto, di qua dobbiamo andare. Forse non ho scavato abbastanza. Sì, non vorrei danneggiare il pozzo più che altro. Se no, logica, aspettate un attimo. Scaviamo un altro pochino. Perché già adesso dovremmo essere arrivati comunque a quell'altezza. Sì, ma... Oddio, ero arrivato fino là sotto io. No, aspettate, possiamo scavare di qua verso il pozzo. No, aspettate, c'è qualcosa che non va. Noi dovremmo essere adesso sotto al pozzo. Allora... Guardate, io ho scavato qui e qua non c'è niente. Andiamo un attimo di sopra. Con calma, ovviamente. Eh no, il pozzo è qui. Non lo so, c'è qualcosa che non va qui, eh. C'è qualcosa che non va. Forse dovremmo scendere da qui? Cosa dite? Potremmo provare. Io direi che comunque per questo video è tutto. Se volete qualche altro video o volete magari che lo porto in live, fatemelo sapere con un commento, qualcosa, un like soprattutto. E vi porterò tanti altri video in questo mondo. O magari anche live, come preferite. Vediamo un attimo di uscire da qua. Perché questo mondo è veramente assurdo. È incredibile, cioè funziona tutto in modo strano. È veramente assurdo. È inquietante perché c'è Irving con gli occhi rossi, ma è troppo strano. Quindi sì, fatemi sapere cosa ne pensate. Forse questa sera, se riesco a fare in tempo, ci sarà una live. Perché purtroppo ho avuto qualche imprevisto. Però sì, detto questo, vi ringrazio tantissimo. Vi aggiornerò su Instagram. Alla prossima. Ciao.